Benvenuti a una nuova edizione del giornale del Corriere di Sciacca. Queste le notizie di oggi. L'ex assessore comunale Alberto Sabella, eletto consigliere comunale alle ultime elezioni amministrative, è stato rinviato a giudizio per concussione dal giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Sciacca nella sua veste di impiegato all'Agenzia delle Entrate. Sabella è coinvolto in un'indagine che vede indagato per tentata truffa anche un altro dipendente dell'ufficio saccense, Pier Giorgio Vallone, e altre due persone. E Alberto Sabella è finito nell'indagine per una questione che riguarda il rimborso di due pasti consumati in un bar per 23 euro ciascuno. Si tratta, spiega oggi l'indagato, di una vicenda assurda che mi vede coinvolto con una contestazione personale assolutamente risibile, per la quale naturalmente dimostrerò la mia innocenza. Nel frattempo, conclude l'ex assessore al lavoro, porterò avanti con assoluta serenità il mio impegno politico. È scaduta il 28 giugno scorso la convenzione a titolo gratuito fra il Comune di Sciacca e la Proloco Sciacca Terme, un accordo che nel tempo è stato accompagnato da polemiche che in un primo momento hanno coinvolto solo altre associazioni e che solo da un anno a questa parte hanno interessato anche la politica. La Proloco oggi manifesta la disponibilità ad offrire il proprio contributo per la promozione e valorizzazione della nostra città. E cambiamo argomento, la Croce Rossa di Sciacca, nonostante sia presente a Sciacca in modo massiccio con un ruolo fra l'altro prezioso, soffre una situazione di disagio nel fare il proprio lavoro quotidiano. Infatti non ha un garage dove depositare l'ambulanza e attualmente è parcheggiata nell'edificio del Circo Mare. Il nutrito gruppo di volontari non ha inoltre locali adeguati. Questa sera, seconda giornata di Letterando in Fest in corso presso il complesso Badia Grande. La manifestazione prevede ogni sera la presentazione di libri e degli spettacoli. Il programma di questa sera è caratterizzato dalla serata finale del premio intitolato a Ignazio Russo, promosso dalla Aulino Editore. Ed è una seconda serata per un'altra festa locale, la Sagra del Mare, Festa di San Pietro. Il programma prevede la tradizionale Antinna a Mare e in serata, dopo diversi momenti di animazione, lo spettacolo sul palco. E questa sera cabaret e anche una scuola di ballo che offrirà il proprio spettacolo. Per il momento è tutto, mi fermo qui. Gio Prestia, corrieredisciacca.it.